Nuove e sofisticate tecnologie, transizione ecologica, guida autonoma. Insomma, la rincorsa, per quanto affascinante, verso l'innovazione, sta presentando il conto e anche piuttosto salato. L'auto punta in alto, ma in alto volano anche i prezzi. Una assuefazione lenta ma inesorabile ha portato l'automobilista da un lato ad accettare senza riserva costi sempre più elevati, dall'altro a viziare il palato, aumentando le esigenze verso un upgrade senza controllo. Siamo arrivati al punto che perfino alcuni marchi storicamente generalisti hanno abbandonato del tutto la loro presenza nei segmenti più accessibili, fino a poco tempo fa loro terreno di conquista. L'entusiasmo verso l'innovazione ha accelerato e al contempo celato una netta spaccatura tra l'offerta e le reali possibilità d'acquisto del mercato. Di fatto l'automobile, da bene comune, si sta trasformando in bene di lusso. Va detto che alcune reazioni a questa deriva, per quanto timide, sono in atto. Decisamente meno timida è la posizione di Dacia, che vuole rappresentare l'alternativa a tutto questo, identificandosi come la marca dell'essenziale, dove essenziale non significa affatto rinunciare alle tecnologie o al piacere di un design accattivante, ma semplicemente spendere in modo intelligente, concentrandosi su quanto serve, evitando il superfluo e l'eccessivo. Semplicemente tutto. È con questa espressione che Dacia riassume la propria identità. Un concetto che il pubblico sembra avere compreso con chiarezza. Gli ultimi risultati di vendita sono sorprendenti. In Italia Dacia segna nel 2023 un più 29,4%, con Sandero prima auto straniera venduta a privati nel nostro paese e Duster terza. Un'onda di successi che Dacia cavalca con impegno ed entusiasmo. Ultimo in ordine di tempo è l'evento internazionale tenutosi nei dintorni di Vienna, dove il marchio del gruppo Renault ha voluto mettere in evidenza uno dei suoi punti di forza, ovvero il capitolo robustezza e outdoor. In pratica compare l'allestimento Xtreme sull'intera gamma a rimarcare la voglia sempre maggiore degli automobilisti di vita all'aperto in cui Dacia vuole identificarsi. Tra le novità più ingegnose da oggi su Jogger è disponibile il Pack Sleep, una trovata davvero singolare che permette di montare nel giro di pochi minuti un vero e proprio letto matrimoniale. Il kit, asportabile e pesante complessivamente solo 50 kg, non comporta la rinuncia allo spazio di carico ed è disponibile sia all'acquisto della vettura sia successivamente a un costo di 1.500 euro. Per una famiglia di 4 persone è addirittura possibile collegare una tenda all'abitacolo ed ampliare lo spazio abitabile. L'allestimento Xtreme prevede inoltre uno stile in linea con i colori della natura, nuovi materiali interni funzionali e idrorepellenti e nelle versioni a due ruote motrici anche un sistema elettronico Extending Grip che dà una mano nel superare terreni difficili. Oltre all'essenzialità, all'economia e all'ecologia, anche la robustezza e la voglia di outdoor non possono che essere un punto di forza per il marchio che ha sempre saputo uscire dai sentieri battuti.